Qua è Odi Freddi, che nel maggio del 2022 ha pubblicato un libro con una partecipazione di Benedetto XVI durata ben 9 anni. Qua è Gaswein, che prima che Benedetto XVI morisse aveva già preparato un libro di ben 336 pagine di ricostruzioni storiche della vita di Benedetto XVI, però senza alcun suo imprimatur. Gaswein l'ha scritto senza consultarlo. Perciò quella di Gaswein non è nient'altro che la verità su Benedetto XVI, ma è una contraddizione delle verità di Benedetto XVI. Via con l'indagine. Ehi, scopriamone alcune. Si ricorda che la questione non rinuncia di Benedetto XVI riguarda certamente se Francesco sia legittimo oppure no, ma soprattutto riguarda noi, se siamo all'inizio della fine dei tempi oppure no. Gennaio 2023. Gaswein ha obbedito in tutto a Benedetto XVI, tranne che al suo silenzio. Sul libro di Gaswein c'è forse scritto un permesso firmato da Benedetto XVI circa il contenuto che lo riguarda? Non dico dell'autorizzazione, ma almeno della supervisione di Benedetto XVI delle parti che lo riguardano? No, 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 altrimenti tutti i credenti in Francesco Papa legittimo l'avrebbero detto prima di ogni altro commento del libro, per deridere coloro che obbediscono e conoscono che Benedetto XVI è rimasto Papa fino all'ultimo. È triste, ma una buona parte degli italiani è come il popolo del Marchese del Grillo. Con loro non servono a nulla ragionamenti, dimostrazioni, prove indirette, indizi probanti, anche molti e ribaditi da molto tempo. Appena un Marchese del Grillo apre bocca e dice che l'erba è di colore azzurro, questi italiani gli concedono la massima credibilità e cantano vittoria contro coloro che dimostrano che invece l'erba è di colore verde. Il marchese ha detto questo, perciò è vero. Le cose stanno come ha detto lui. Tutte le dimostrazioni oggettive non hanno mai avuto alcuna importanza per i dipendenti affettivi dalle autorità. Per esempio, perché il cardinal Josef Ratzinger ha mantenuto la veste bianca? Perché Gaswein dice così? Perché il cardinal Josef Ratzinger ha detto che sarebbe Papa emerito? Perché Gaswein dice così? Perché Benedetto XVI ha scritto Ministerium anziché Munus? Perché Gaswein dice così? E allora perché Odi Freddi nel suo libro, come ha individuato Cionci, ha scritto riguardo al film I due papi? È invece Jonathan Pryce nei panni di Papa Francesco a non convincere Ratzinger, soprattutto per il colore della pelle? Un attimo che lo chiediamo a Gaswein. Visto che c'è, gli chieda pure perché il cardinal Josef Ratzinger ha mantenuto il nome Benedetto XVI. Monsignor Gaswein, Sua Eminenza. Il messaggio del libro di Gaswein contro Benedetto XVI.
Il messaggio del libro di Gaswein contro i 10 anni di silenzio di Benedetto XVI è il seguente. Joseph Ratzinger, grande scrittore di libri anche in collaborazione con altri autori, sacerdote responsabile della salvezza delle anime, dopo che per 10 anni non ha trovato né il tempo né la coscienza per scrivere una paginetta di confutazione degli errori di interpretazione in buona o in cattiva fede della declarazione da lui scritta, e dunque della quale è totalmente responsabile sia del contenuto sia della forma. Allora, dopo 10 anni di silenzio colpevole, ci penso io, Gaswein, finalmente, a farlo al posto suo. Cioè, il libro di Gaswein è un'accusa contro Benedetto XVI di silenzio colpevole, che però è anche un'accusa contro Gaswein stesso di complicità con Benedetto XVI. Poteva scriverlo anche prima, no? Nel 2018. Ma a questa osservazione il Gaswein ha già preparato in anticipo una risposta nel suo libro. Qualcosa come Benedetto XVI mi ha detto che se lui avesse ripetuto che si era veramente dimesso dal papato, non sarebbe stato comunque creduto. Sentiamolo nell'intervista radiofonica. In diverse situazioni ho detto io a lui, che Santo Padre, cercano una dietrologia che lei non ha detto quando ha fatto questo annuncio l'11 di febbraio dopo il concistoro. Chi non crede che ciò che ho detto, non mi crede anche se dico adesso credetemi è così. Ah, ho capito. Dunque, se invece quelle stesse ripetizioni le dici tu, Gaswein, specialmente dopo la sua morte, allora tu conferiresti alle ripetizioni una credibilità maggiore che se le avesse dette Benedetto XVI. Certo, se lo dici tu, allora. Manca poco che tu sostenga che sia stato Benedetto XVI stesso a dirti di dirle al posto suo, dato che saresti più credibile di lui. Allora, Gaswein, parlando seriamente, se pubblicando il libro prima della sua morte avresti certamente dispiaciuto al silenzioso Benedetto XVI, credi che ora che l'hai fatto dopo sia contento che finalmente il suo maggiordomo abbia detto la verità al mondo al posto suo? Forse lui era incapace? Vediamolo. Il caso del libro di Odi Freddi in 9 anni. Il libro delle verità di Gaswein, per essere minimamente credibile, doveva essere pubblicato prima della morte di Benedetto XVI. Secondo me c'era tempo fino al 2019-2020. Tanto le 300 pagine erano pronte da chissà quanto tempo e senza dire niente a Benedetto XVI, che avrebbe dovuto autorizzarlo. Ah, è vero, un attimo. Perché, dato che era già pronto, non l'ha pubblicato subito? Perché la pubblicazione prima della morte avrebbe comportato una probabile disapprovazione da parte di Benedetto XVI, anche parziale, e forse anche la correzione o addirittura la smentita di alcune verità. Tanto che si può maggiormente supporre che sia stato pubblicato dopo la sua morte proprio per evitare queste smentite da parte di Benedetto XVI. Questo Gaswein, campione della verità al posto di Benedetto XVI, a me non sembra tanto credibile.
perché dalla declarazio non sono trascorsi solo un paio di anni di malattia di Benedetto XVI, dopo i quali è morto, ma sono trascorsi ben 10 anni, dei quali almeno 6 o 7, e si arriva fino a tutto il 2019, in sufficienti forze intellettuali. Basti considerare il libro che Odi Freddi ha fatto in collaborazione col Papa. La prefazione del cardinal Gianfranco Ravasi a questo libro dice: nell'arco di 9 anni, dal 2013 a oggi, 2022, il Papa Emerito Benedetto XVI e Pier Giorgio Odi Freddi, matematico ateo, si sono incontrati più volte di persona e hanno intrattenuto un'intensa e profonda corrispondenza epistolare. Infatti, Benedetto XVI è stato in grado di sopportare fisicamente 5 incontri con Odi Freddi, dal dicembre 2013 al dicembre 2018. Dicembre 2018. E anche 28 lettere ricevute e 17 lettere di risposta inviate, di cui l'ultima è del 12 novembre 2021, nella quale è importante, per impossibilità fisica, di concentrazione e di tempo, delegava ogni propria decisione sulla sua collaborazione al libro di Odi Freddi al cardinal Gianfranco Ravasi. Dunque, da questa collaborazione con Odi Freddi si può ricavare che se Benedetto XVI avesse voluto scrivere un libro di verità, anche con l'aiuto di Ganswein, aveva forze fisiche sufficienti certamente fino a dicembre 2018 e si può supporre che aveva sufficienti forze intellettuali fino a tutto il 2019, se non oltre. E a quel tempo le due interpretazioni sulla declaratio circolavano già ampiamente. Per esempio il documentario Il messaggio nella bottiglia con Fra Alexis Bugnolo o il caso Don Minutella, iniziato nel 2016 con varie pubblicazioni e scoppiato nel novembre 2018 con la scomunica. Ma Benedetto XVI ha parlato proprio attraverso il silenzio. Come detto, questo libro alla Ci penso io finalmente a dire la verità è inevitabilmente un'accusa a Benedetto XVI che avrebbe dovuto dire lui la verità. Ma se il diretto interessato non avrebbe detto questa indispensabile verità nemmeno dopo la morte, per esempio con un manoscritto rivolto ai fedeli, allora significa che è proprio il silenzio che comunica la sua verità, ossia quantomeno questa. Nella declaratio c'è tutto, dal 1 marzo 2013 fino alla mia morte, comprese le questioni del papato emerico, dell'abito bianco, del ministerium, del nome Benedetto XVI. È tutto lì. Punto. Ecco perché non c'era bisogno che dicesse altro. Benedetto XVI è voluto morire senza rilasciare alcuna parola sulle discussioni che sin da subito stavano pesantemente circolando sulla sua declarazione. Dunque è stato un voluto silenzio in vitam e post mortem, di cui prendere atto e accettare, anche perché hanno detto che è rimasto vigile fino a qualche ora prima del trapasso. Allora, al contrario,
Non sarà che le 336 pagine di Ganswein sono arrivate proprio per coprire questo silenzio di Benedetto XVI, che sarebbe potuto essere stato interpretato come silenzio assenso, anziché come silenzio colpevole? Nient'altro che la verità per tamponare la verità. Il testo, stando ai gongolamenti dei Francesco Papa Legittimo, è sostanzialmente una conferma della versione della Declaratio data dalla sala stampa vaticana il giorno stesso, e anche degli ultimi 10 anni della Chiesa neogesuita di Bergoglio Francesco. Cosa sarebbe potuto accadere senza questo libro di Ganswein? La situazione complessiva all'approssimarsi della morte di Benedetto XVI, ossia alla fine del 2022, era la seguente. 1. Ci sono diversi intellettuali e pensatori, di cui oggi i più famosi sono Fra Alexis Bugnolo, Don Nutella, Andrea Cionci, che da anni pubblicamente e continuamente indicano Bergoglio Francesco come non legittimo sulla base della Declaratio di Benedetto XVI. 2. Poi c'è Benedetto XVI, che nonostante le due interpretazioni che circolano sulla sua Declaratio, ha deciso di tacere per ben 10 anni. Un silenzio che fa pensare, considerando pure che sia Fra Alexis Bugnolo, sia Don Minutella, sia Andrea Cionci non sono animati da anti-ecclesianismo o anticlericalismo o da interessi economici, e che perciò sarebbero stati immediatamente docili ad una correzione proveniente da Benedetto XVI. Ha ricevuto per 5 volte odi freddi, poteva anche ricevere questi per farli cessare di deviare i fedeli dall'obbedienza alla gerarchia. Inoltre, Andrea Cionci aveva anche fatto una richiesta a Benedetto XVI di essere ricevuto. 3. Infine, ci sono quelli più importanti di tutti. La massa. Le autorità fanno di tutto per ottenere il consenso della massa, ossia i fedeli della Chiesa, ma anche gli ammiratori, i simpatizzanti e i curiosi della Chiesa Cattolica. Tutti quanti. Più sono e più le autorità sono contente. Dal punto di vista di queste persone della massa, fino a quando Benedetto XVI era in vita, la questione sulle due interpretazioni della Declaratio, comunque la pensassero, si risolveva semplicemente nella sospensione del giudizio, perché Benedetto XVI, fino all'ultimo momento, avrebbe potuto dire qualcosa di chiarificante, di dirimente, di definitivo. Ma Benedetto XVI è morto senza che lasciasse, o pervenisse a noi, alcun messaggio. Così, questa massa di persone, dopo la morte di Benedetto XVI, avrebbe potuto ragionevolmente interpretare il suo silenzio come assenso. Soprattutto assenso all'ipotesi che fosse rimasto Papa. A meno che non fosse comparso un libro che rivelasse nient'altro che la verità al posto del silenzio di Benedetto XVI. Ma che fortuna che Ganswein ci ha detto finalmente la verità, anche se ci ha messo 10 anni, dopo che quel birichino di Ratzinger se l'è portata con sé nella tomba.
E che bello che nient'altro che la verità coincida perfettamente con la spiegazione della declarazio fornita dalla sala stampa vaticana di quel giorno. Adesso sì che ci si può mettere una bella pietra sopra tutta questa faccenda. Non parlarne più e soprattutto andare avanti con le prossime novità religiose di Bergoglio Francesco. Quando si dice la provvidenza, questo nient'altro che la verità sarebbe stato più credibile se fosse stata un'autobiografia di Benedetto XVI, del tipo Le mie ultime memorie, anche scritto a quattro mani insieme con Gansbein. Ed io sospetto che glielo abbiano proposto a Benedetto XVI, forse anche un paio di volte, ma che egli abbia sempre rifiutato, anche di farlo insieme a Gansbein. Lo sapremo nell'aldilà. Il caso di quelli che credono Francesco Papa legittimo ed eretico. Il libro di Gansbein ha messo in luce la posizione di alcuni cattolici che non pensavo fosse così agguerrita e gongolante. Infatti, accanto a quelli che credono che Francesco sia un papa legittimo e anche positivo per l'80%, ci sono anche quelli che misteriosamente credono che Francesco sia un papa legittimo, ma negativo per l'80%. Addirittura che sarebbe un papa legittimo ed eretico. È per esempio il caso dei canali Cooperatores Veritatis e Fede e Cultura. Chissà che non sia anche il caso di Gansbein. Come è possibile una tale contraddizione con il non prevalebunt dei Vangeli? Dato che questi certamente non parlano per salvare l'immagine di Bergoglio, allora sembra che compiano un cortocircuito mentale per salvare la loro immagine dell'istituto del papato. Il papato, non il papa. Infatti, nemmeno dalla loro stessa constatazione dell'attività di Francesco come eretica, traggono la conclusione che possa essere anche un papa illegittimo, cosa che è invece storicamente sospettabile, dato che ce ne sono stati diversi nel corso della storia della Chiesa. C'è allora una forte probabilità che in cuor loro lo sappiano benissimo, ma che non riescano ad ammetterlo a se stessi. Forse si tratta di un bisogno personale di sicurezza in un papato inattaccabile, una sicurezza senza la quale si sentirebbero perduti. Un punto fermo che deve rimanere a costo di qualunque contraddizione. Tuttavia, questi canali sono oro per comprendere sia le malefatte di Bergoglio, sia, soprattutto, le malefatte del Concilio Vaticano II, il primo distruttore del cattolicesimo. Io stesso, nel canale e nella descrizione di ogni video, vi propongo il link al canale Cooperatores Veritatis. Però, quando trattano del tema della legittimità di Bergoglio, è bene tener presente che hanno dei limiti di sicurezza interiori per poter accettare tutta questa verità. La verità sulle eresie la accettano. Quella sulla illegittimità invece no. E a questo punto è probabile che un bisogno di sicurezza ancora maggiore lo abbiano coloro che considerano Bergoglio addirittura positivo per l'80%,
Cioè, senza questa sicurezza del Papa sempre buono, qualunque cosa faccia, non riuscirebbero ad andare avanti serenamente. Sarebbe per loro uno stress insopportabile. È vero. È l'ora delle tenebre. Le tenebre sono anche l'inganno. È dalla sala stampa vaticana del giorno della Declaratio che la Chiesa indica di leggere una cosa nella Declaratio, ma di capirne un'altra. Indica di accontentare i cardinali per continuare il quieto vivere. Io per ora no. La porta dell'inganno è larga, ma lo è per colpa di chi ascolta, non per colpa degli ingannatori. Perché accettare l'inganno garantisce il conformismo alla maggioranza, ossia la compagnia della maggioranza e il quieto vivere all'interno della maggioranza. Infatti, la porta della verità è stretta. Tutto è più stressante per chi non aderisce alla versione dei potenti e della maggioranza. La tenebra è compagnia, mentre la luce è quasi solitudine. Indagatrici e indagatori, la prossima indagine tratterà proprio della versione della Declaratio della Sala Stampa Vaticana. Al prossimo!